Dove andare e quando? Buongiorno e benvenuti sul mio canale, io sono Chiara Roberta e oggi voglio parlare di un libro che ho scoperto in biblioteca. Sono solita prendere in biblioteca, in prestito dal mio circuito, dei libri sui viaggi, sfogliarli, soprattutto quando si tratta di guide di viaggio, eccetera, e poi decidere se acquistarli o meno. Magari è un po' strano, però io sono solita fare così. Quindi mi sono imbattuta in questo libro, soprattutto perché alcuni libri magari costano 30-40 euro, dici ah non lo so, varrà quello che c'è scritto dentro, a volte le recensioni sono molto... alcuni dicono ah sì, libro stellare, altri dicono ah no, cioè questi 30 euro me li sarei risparmiati. E insomma, visto che 30 euro sono sempre 30 euro, cioè un budget per un volo andata e ritorno, per me è fondamentale fare così, cioè io sono abituata a fare così, mi piace e non riscontro nessun tipo di problema. Quindi oggi parliamo di un libro che ho qui tra le mani, che è fatto in un modo super particolare, e quando lo stavo sfogliando, appena l'ho aperto, ho detto mamma mia, ma che figo è questo libro! Si chiama Dove andare quando, infatti questo è il libro della biblioteca, penso che lo comprerò. Questa è la prima edizione italiana, costa 32 euro ed è edito da Lonely Planet. Che cosa mi ha entusiasmato di questo libro? Ovviamente il link del libro da acquistare su Amazon ve lo linko qui sotto in info box, in modo che se rimanete così incuriositi dal mio video e volete assolutamente comprarlo, in spedizione Prime, se siete clienti Prime, vi arriva tipo subito il giorno dopo, massimo il dopodomani, dipende quando, a che ora ordinate. E quindi, dove... Il retro recita così: dove andare la prossima volta? Oltre 360 idee di destinazioni di viaggio in tutto il mondo e il periodo migliore per visitarle. La guida per pianificare viaggio perfetto, con grafici schemi, splendide fotografie, informazioni e suggerimenti. Adesso vi mostrerò una pagina a caso, un mese a caso, quindi lo apriamo così a caso. Allora, siamo capiti a maggio. Maggio. Ogni mese, che sia da gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, eccetera, bla bla bla, ha questa fantastica e stupenda doppia pagina dove viene elencato, adesso qua abbiamo problemi con la luminosità, dove viene elencato in un modo molto particolare uno schema, non viene elencato, è rappresentato uno schema, suddiviso sempre così, tipo il percorso del Cioè. Adesso io non lo so, magari qualcuno è giovane e non conosce il Cioè, ad esempio, esiste ancora il Cioè? Non lo so. Comunque, si inizia sempre così, a percorso, avete voglia di relax e coccole, oppure una sfida personale. Tra relax e coccole potete uscire, uscire per mangiare e bere, stare in città o stare al mare. A seconda delle opzioni che scegliete si va in giù. Quindi una sfida personale: crescere, ammirare, esplorare. E a seconda di ogni ramo che si sceglie, si scende sempre più in giù, si sceglie sempre più in giù, fino ad arrivare a delle mete o degli eventi, festival particolari o dei luoghi particolari, quindi delle nazioni vere e proprie, oppure un festival particolare che c'è in quel periodo, oppure non so, una roba di questo genere, una tenuta, una valle, un posto in particolare. Quante volte ho detto particolare? Si vede che sono esaltata da questo libro, è veramente fantastico. Allora, su questo libro c'è tutto il mondo, quindi passaporto alla mano, potete scegliere anche in anticipo che cosa andare a vedere. Inoltre, oltre a questi fantastici schemi, ci sono delle immagini e veramente paragrafi e informazioni super interessanti. Quindi è probabile che si trovi lo stesso paese in più mesi, ovviamente. Ad esempio qui a maggio troviamo, che ne so, Cuba, e ti dà delle motivazioni del perché andare a Cuba a maggio rispetto a un altro mese. Ad esempio, Cuba, perché ora? Per ballare e scatenarsi sotto il sole dei Caraibi.
per ogni diciamo paragrafino, per ogni motivazione è anche presente un piccolo grafico che è molto di impatto, che ti dà delle percentuali, è una simpatica valigia, delle percentuali molto grafiche su i vari aspetti che puoi trovare in questo posto. Ad esempio in qua possiamo vedere cultura, crescita personale, relax e risparmio. E quindi è tutto così, questo libro è magnifico e veramente ci sono delle... Allora, questo libro è molto pesante, è molto consistente, ha un formato particolare perché è pressoché... è più quadrato, che cioè non ha un formato A4, è un formato di quei formati un po', diciamo, difficili da inserire in libreria, infatti... È un formato un po' particolare, allo stesso tempo veramente mi lascia così entusiasta e magari farò un video particolare, un video si può fare a livello di diritti, io posso mostrare dove andare ad esempio ad agosto, ecco sì sì è una cosa che posso fare. Spero di avervi incuriosito con questo fantastico libro. Spero di non essere sembrata troppo psicopatica, ma è una cosa che quando l'ho scoperto mi ha veramente esaltato. E vi lascio appunto qui sotto nell'info box, stavo rompendo tutto, vi lascio qui sotto nell'info box il link al libro che io acquisterò adesso metto giù e faccio click e lo acquisto perché lo voglio possedere, voglio che sia mio, è assolutamente fantastico. E se vi è piaciuto questo contenuto mettete un like a questo video, iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video e anche probabilmente un video dove inserirò dove andare quando, no, non quando perché quando è lo dirò io, dove andare, che ne so, a settembre, e facciamo il percorso di questo percorso grafico ipotizzando un viaggio. Per questo è tutto, vi lascio tutti i link qui sotto come sempre, se vuoi offrirmi un caffè o un tè nell'info box c'è un bellissimo link e ci vediamo settimana prossima, bye bye.